Sono nessuno e conosco il lato oscuro del potere. E so che Matteo Renzi si è messo in un bel guaio e non sa più come uscirne. Se rispetta i diktat dell'Europa, Matteo non può mantenere le enormi promesse che ha fatto agli italiani, ma se non obbedisce alle imposizioni di Bruxelles, rischia che lo facciano fuori. Parlando alla stampa estera, Renzi ha fatto lo spavaldo, elencando i suoi grandi successi. 1. L'Italia ha il deficit più basso degli ultimi 10 anni. 2. La spending è ai livelli più alti di quelli immaginati dal commissario Cottarelli. 3. La crescita è sufficiente per me, no, Ormellini, io le dico la verità, io spererei di più. A me lo 0, non mi piace mai. Però vorrei segnalare che il governo Monti era -2,3 e il governo Letta -1,9. Ora possiamo essere al +0,7, ma siamo passati dal meno al più. Renzi stava mandando un messaggio all'Europa. Stava dicendo: non vedete come sono stato bravo? Ho fatto tutti i compiti a casa. Poi ha provato ad alzare un pochino la cresta per spiegare agli osservatori stranieri che devono dargli una mano. Io rifiuto di accettare come giusta l'idea dell'austerità fine a se stessa, perché secondo me è un'operazione che uccide il paziente. Però non ho mai violato le regole europee e quindi di conseguenza, non violando le regole europee, ho chiesto alla Commissione di stare dentro un percorso che è il percorso della cosiddetta flessibilità. Questo percorso, secondo me, non è... Io non sono soddisfatto fino in fondo, vorrei di più, però sto dentro le regole europee. Il problema, caro Matteo, è che a Bruxelles nessuno si impietosisce per queste parole. All'Europa non basta quello che hai fatto finora, vuole che ti allinei. Se l'Italia non rispetta i tetti del deficit sul PIL stabiliti a Bruxelles, possono scattare le clausole di salvaguardia e bisognerà aumentare le tasse mostruosamente, oppure tagliare la spesa pubblica senza pietà. A Bruxelles e dintorni stanno cominciando a pensare al dopo Renzi. Il rating dell'Italia è BBB-. Ci basta una piccola spintarella da qualche agenzia di rating per neutralizzare il quantitative easing di Draghi e sprofondarci nel baratro. Nel frattempo, da Bruxelles arrivano brutti segnali. La Commissione UE ha fatto filtrare i contenuti del suo country report, in cui si critica la nostra spending review e si dice che abbiamo un debito pubblico troppo grande e che cresciamo troppo poco. Per questo rischiamo una bella stangata in primavera. L'Europa ci tiene d'occhio e non ha uno sguardo benevolo. Il discorso di Mario Monti in Senato è stato molto chiaro. Lei non manca occasione per denigrare le modalità concrete di articolazione e di esistenza dell'Unione Europea. Questo sta introducendo negli italiani, soprattutto in quelli che sentono il suo fascino e intendono seguirla, una pericolosissima alienazione nei confronti dell'Unione Europea. Ecco perché, se Renzi da una parte alza la voce con l'Europa, dall'altra china la testa. Lo dimostra la proposta strategica per il futuro dell'UE, pubblicata questa settimana sul sito del governo. Sapete che cosa dice il nostro governo in questo documento? Dice che ci vuole il ministro del tesoro unico europeo. Prima facciamo i furbi e sfidiamo l'Europa, poi accettiamo l'idea di un super ministro unico che ovviamente farà gli interessi della Germania. Ma non ci basta essere sottomessi all'Europa, siamo sottomessi pure agli Stati Uniti di Obama, il grande amico di Renzi. Non solo gli USA attraverso la National Security Agency intercettavano le telefonate di Berlusconi quando era premier, anche adesso continuano a fare il bello e il cattivo tempo. Per esempio, hanno deciso di iniziare l'intervento militare in Libia mandando droni che partiranno dalla base di Sigonella. I nostri politici sono ancora divisi sulla guerra, ma gli Stati Uniti se ne fregano. Hanno deciso di cominciarla per i fatti loro e noi ci dobbiamo adeguare. Infatti, a gennaio, il governo ha dato il via libera all'utilizzo dei droni in Libia, senza che nessuno lo sapesse. Lo ha rivelato il Wall Street Journal. Renzi è servo di due padroni, l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Ogni volta è costretto a obbedire al diktat di Washington e Bruxelles e se smetterà di farlo, lo sostituiranno in un batter d'occhio. Renzi
rischia il posto e gli italiani rischiano la pelle. Fidatevi di nessuno.